bisogna anche cercare una maturità, nel senso che non è detto che se uno prenda una munizione e per forza di cose deve lasciare la squadra in 10. L'unica cosa che non doveva fare in quella circostanza, ripeto, perché Paghiera era pronto per entrare, è prendere la palla con le mani. Però in quella circostanza, col senno di poi, tutto. Però sì, la sensazione era quella e avevamo già provveduto a far sì che Paghiera dovesse entrare. Adesso buttare la croce addosso a Bacino, ripeto, l'unica cosa che non doveva fare era prendere la palla col braccio, però non mettiamo assolutamente la croce sopra Bacino. Perché l'anno scorso è successo una volta dove ha fatto un gesto, dove ha lasciato la squadra in 10 contro il Catania, per il resto di tutto il campionato non ha mai avuto un'espulsione. Io penso che per quanto riguarda la partita, dove post gara a caldo ho detto che molto probabilmente il primo tempo aveva fatto meglio la Provercelli, rivedendo la partita devo contraddirmi, perché penso che c'è stata una squadra compatta che ha fatto una trama di gioco piuttosto positiva, è stata proprio la Virtus Lanciano. È chiaro che siamo stati sotto e siamo passati sotto perché comunque abbiamo commesso degli errori, perché l'azione del gol abbiamo commesso 5 piccoli errori, ma non possiamo permetterci di regalare, perché poi alla fine, a parte il tiro finale, però prima di arrivare al tiro sono stati commessi diversi errori e non ce la possiamo permettere. Secondo tempo penso che poi abbiamo recuperato la partita in maniera ottima. Eric è entrato molto bene, penso che l'inerzia della partita era più a vantaggio nostro piuttosto che della Provercelli. È chiaro che poi l'episodio dell'espulsione ha condizionato la partita, e ci siamo abbassati un po' troppo e abbiamo commesso, ripeto, piccoli errori, perché se si va ad analizzare anche il secondo gol sono piccoli errori di valutazione, di scalate da parte di qualcuno. Evitabile, però sotto l'aspetto della partita non posso dire niente, ragazzi, però il rammarico appunto per aver fatto una prestazione buona e non aver portato a casa i punti.